Ma ti nascondevi nei cespugli perché questo bambino ti fissava? Sì, mi fissava, ma non era un bambino, cioè, perché poi lì erano tutti, mi erano, cioè, dagli elementari fino a, cioè, penso che ci fossero anche le medie insieme o addirittura anche le superiori, non lo so, comunque era un collegio, non mi ricordo come era strutturato, però avevamo le divise. Quindi era un tizio più grande che ti fissava? Sì. Wow. E anche a scuola, quando mi avevano mandato nel collegio, poi a Murì, che era dove andavano anche Gaia Giorgia, ma io mi ricordo che tipo mi nascondevo in mezzo tipo ai fiori. C'erano dei cespugli con dei fiori tipo, sai quei fiori che si mettono le tizie quando ballano il tango? Le rose? No, non sono rose, sono fiori tipo hawaiani, tipo. Ah, mm. E c'erano questi cespugli, tipo c'era la mensa all'aperto, quindi era tipo un tetto gigantesco con sotto tutte le tavole, le panche, e c'erano questi cespugli pieni di questi fiori, e io mi ricordo che c'era un ragazzo che tipo, cioè, era inquietante perché tipo mi fissava sempre tutti i giorni, e io quindi mi nascondevo dentro in questi cespugli. Poi? E poi vi ricordi della scuola? Ma ti nascondevi nei cespugli perché questo bambino ti fissava? Sì, mi fissava, ma non era un bambino, cioè, perché poi lì erano tutti, mi erano, cioè, dagli elementari fino a, cioè, penso che ci fossero anche le medie insieme o addirittura anche le superiori, non lo so, comunque era un collegio, non mi ricordo come era strutturato, però avevamo le divise. Quindi era un tizio più grande che ti fissava? Sì. Wow. Ho dei traumi legati a queste cose. Ho un animale che mi cammina in testa. Wow. Non c'è neanche un posto dove fermarsi. Meno male che ho messo la retina. Madonna. Cos'era? Non hanno trovato niente. Cioè, non vedo nulla. Che ci fosse qualcosa sono sicuro, perché sentivo distintamente camminare. Sì. Boh, magari quando mi sono tolto il casco è venuto fuori. Spegni un attimo la GoPro, tanto tutta dritta. Stoppa un attimo anche la Sony, così c'è la clip che non si perde. A few minutes later. Oh wow. Ma qua si può andare un po' o dobbiamo sempre stare attenti al Totovelox? Ma è una strada secondaria. Ehi! Mica dei colli. Dei colli sì. Ma sta diventando tutto un errore temporale. Ma è solo un'impressione. Ah, ok. Tutti qua, cos'è che c'era? Castagnata o sacra del fungo? Sacra del fungo, La Madonna, cosa c'è qua? Ci deve essere qualcosa di... non so. Passa il fiume, magari erano giù a fare il bagno. C'hanno tipo i teli in mano. Ah sì, è vero. Nel fiume Secchiello.
Boh. Ah, io il bagno nel fiume mai. Era il torrente Secchiello comunque. Bello. Io immergo il mio corpo solo nelle acque sarde. Flashback. È calato il vento e è diventata una piscina praticamente. Che bello è oggi. Chi sono? Gigetto? Gigetto, sì. Bello. Ciao, vado a lasciare giù il telefono, giochiamo a palla? Io te la tiro, tu me la lanci. Ok. È freschina, col fatto che ieri è stato brutto. Cioè, facci vedere che eleganza. Col materassino. Un po' sì. Luna Colombo sott'acqua. Adesso stiamo un po' in ammollo. Tra l'altro però questo impermeabile in realtà non so cosa si senta. Secondo me si sente malissimo. Comunque Luna Colombo in realtà ha paura dei pesci. È vero o no? Sì. Non mi sento troppo sicura, Dei pesci? Però sono buoni da mangiare. Certo. Quello sempre. End of flashback. Beh, anche Mauritius. Flashback. Ciao fans! Ciao fans! Siamo qua sul pedalò, in mezzo al mare delle Mauritius. Non è male, ma assomiglia un po' a una Sardegna che non ci ha creduto abbastanza. Quando bastava andare in Sardegna più o meno eravamo lì. E penserete che sto scherzando, ma in realtà no. Sardegna over the top, c'è anche l'Icnusa, qua l'Icnusa non sa neanche cos'è. Cold. Allora, questo qua è il mare, bagnato, come in qualunque altra parte del mondo. Sono delle montagne, no, timone strano mai visto, che non va a destra e a sinistra ma va avanti e indietro. Luna Colombo bianca come un cadavere senza la crema, quindi figata, a mezz'ora siamo ustionati. Ce la mettiamo. Ma che bello. Dai, a casa richiesta questo video. Ma perché poi facciamo i video durante le vacanze, io nei video non ci sono mai. Cioè l'unica coppia che funziona al contrario, dove è l'uomo che deve chiedere alla donna di fare le foto in video, che se fosse per te. Hai fatto qualche foto al mare? Perché bisogna anche fare le foto al mare. Lo vedo io. Tu sì, dopo quando torni non c'è più il ricordo. È nella mia mente. Quindi ci sta per 10 minuti perché sei peggio dei pesci rossi. Siamo. Comunque fuori dal pedalò qua, senza mare. Faccio vedere, guarda, te super regista. Non ho colombo. Bello, bello. A flashback. Sì, vabbè, anche l'Egitto, vabbè. Flashback. Ciao fans, siamo qua. Ciao fans. In mezzo al deserto, fa un caldo della Madonna. Com'è la sensazione? Ma c'è un po' di venticello, dai, piacevole. Qua sì, però è bello, tanto bello. Guarda lì che fico. Là in fondo ci sono i militari, i civili che controllano la situazione. Vuoi dire qualcosa? Fa caldo. Vuoi andare a fare bagno? Sì, con moderazione. Sei pronta? Baby, and now you ain't around, baby, I can't think. I should've put it down, should've got there.
pretty face, run my fingers through a landmine. Ci siamo fatti, ci stiamo facendo la doccia, ho fatto il bagno, una ha paura dei pesci. End of flashback. Però guarda che acqua come quella che c'è in Sardegna non c'è da nessuna parte. Lo so. Ma più che altro che c'è, cioè, vabbè, ci sarà anche da altre parti, ma cioè, che insomma, che se vai alle Maldive sicuro ci sarà una bellissima acqua. Comunque ho alzato la visiera, non è un'impressione, cioè è proprio brutto. E vabbè, ormai sei qua, non puoi tornare a casa. No, certo. Però non puoi stare tranquilla come sei in Sardegna. Cioè, a bagno, a minammollo, a dormire sulla ciambella. Questo è vero. E a parte che arrivano le squali anche in Sardegna adesso. Sì, vabbè, ho capito, ma se sei lì a 10 metri dalla riva... Vabbè, pensa se comunque eri lì te. Che ti spunta una pinna. Magari un delfino. Sì. Io ho paura anche dei pesci piccoli. Tu? Cioè, probabilmente non avrei paura solo per con i delfini. Ma dovresti provare. Per poi proseguire domani verso l'infinito e oltre. Beh, proseguiamo verso Pistoia. Occhio agli insetti.